Oggi 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. In tutta Italia celebrazioni istituzionali con l'onore ai caduti e la deposizione della corona. A Trani anche una celebrazione di una santa messa officiata dal vescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo. Sono le feste, le cerimonie che rinsaldano le comunità. Beh, assolutamente sì, soprattutto è un po' la memoria di quello che è accaduto nella nostra storia, dell'importanza anche delle nostre forze armate, di come oggi siano impegnate soprattutto per garantire e ripristinare la pace. Peraltro devo dire che sono particolarmente orgoglioso di quello che sta accadendo oggi a Trani, perché è una delle 35 città d'Italia, quindi poche, che hanno aderito a caserme aperte, per cui avvicinano la gente, i cittadini, ma anche i nostri giovani all'esercito, alle nostre forze armate, per far comprendere quello che hanno fatto, ma soprattutto continuano a fare per il nostro paese.